Non solo Anima TV e Antonio Nuzzo. Cosa è l'Hatha Yoga? L'Hatha Yoga è qualcosa di fantastico per quanto mi concerne ed è una cosa molto complessa perché ho dedicato tutta la mia vita a questa ricerca. Il senso dell'Hatha Yoga è la ricerca di unire i due opposti. E i due opposti in Hatha Yoga sono tanti gli opposti che noi incontriamo nello Hatha Yoga, come la parte destra e la parte sinistra del corpo, però la parte superiore e la parte inferiore del corpo. E poi i due opposti fino ad arrivare al limite estremo dei due opposti che è la mente e il corpo. L'Hatha Yoga ha origini antichissime. Come si concilia oggi questa disciplina con le esigenze dell'uomo moderno? Io credo che la società di oggi è una società che praticamente sfrutta molto l'energia maschile. E che cos'è l'energia maschile? L'energia maschile deriva da un processo mentale, l'abitudine a concretizzare le proprie azioni. E concretizzare le proprie azioni è stato il dilemma sempre dell'uomo di tutti i tempi e questo dilemma è nato dal suo condizionamento dell'essere uomo, dal rapporto sessuale che è l'azione più condizionante della vita di una persona. L'uomo ha una sessualità palese. Perché? Perché è una sessualità visibile, ma è una sessualità visibile che deve arrivare a un prodotto finale. Quindi in questa azione così profonda, così che tocca la propria interiorità, fa sì che l'essere umano, praticamente uomo, non sa dare valore a cose che non sono misurabili, non sono tangibili e non sono quindi conquistabili. Quindi l'essere umano uomo è un essere che nella nostra società ha sviluppato un'estrema direzione verso la concretizzazione di tutte le sue azioni. Tant'è che ha condizionato e influito anche la donna a un risveglio della sua natura essere femminile. Quindi anche la donna oggi nella società moderna si sta usando un'energia maschile, nel senso che anche lei punta verso degli obiettivi concreti, entra nella vita professionale, opera e agisce anche nel mondo del lavoro, concretizzando le sue azioni e cercando anche queste di finalizzarle a degli obiettivi concreti. Questo processo è l'energia maschile che nasce dal pensiero, perché è il pensiero che produce un'energia in una direzione e in un'altra. Allora, ritornando alla sua domanda originaria dopo questa premessa, l'Hatha Yoga è quella pratica che consente di sviluppare in questo mondo così proiettato verso degli obiettivi concreti un altro elemento che si affaccia alla vita interiore di una persona, che è dare valore alla percezione, all'accoglienza, alla capacità di sentire e di vivere in una dimensione percettiva, sensoriale, passiva, non attiva. Quindi è vero che noi facciamo delle posizioni, ma la nostra interiorità è accogliente. Hai qualche suggerimento, un piccolo esercizio da suggerirci che possiamo mettere in pratica da subito in questo senso? Basterebbe mettersi seduti con le mani qua sull'addome e seguire questo movimento del respiro, respirazione addominale che si espande, espirazione. Poi se a questa respirazione addominale noi aggiungiamo un movimento, per esempio con un braccio, poi con l'altro braccio, oppure un movimento del tipo inspiro, poi espirazione, ci si flette in avanti fino ad arrivare alla flessione totale e poi ritorno inspirando. Quindi ritmare il movimento al ritmo del respiro e questo inizia a creare una condizione interiore particolare. Allora, la mia parte maschile ordina al corpo di eseguire il movimento, come avete visto, ma la mia parte femminile simultaneamente apre uno spiraglio alla percezione, all'accoglienza di che cosa? Delle sensazioni percettive, sensoriali, che si manifestano
durante lo svolgimento di un'azione. A spiegarlo è difficile, però poi nel farlo è molto più naturale, molto più semplice. Stavamo parlando di femminile, maschile, sì. Situazioni attive, passive. Viviamo in una società apparentemente molto attiva, sì. Molto maschile, però dall'altra ci sono anche molti condizionamenti, forse molti aspetti, non so se è giusto dire passivi, usati in maniera negativa. Viviamo dentro degli schemi mentali, mi riferisco all'uso della mente, ai condizionamenti, ai programmi. Lo yoga può aiutare in qualche maniera a uscire da un condizionamento mentale, emotivo, fisico, e come? Poi perché proprio l'hatha yoga? Dunque, lo yoga fondamentalmente non è una religione. Quindi, non essendo una religione, a me piace definirla una scienza dello spirito. Perché scienza dello spirito? Perché lo yoga non impone un comportamento sociale. Le religioni invece sviluppano spesso il loro insegnamento nel invitare le persone a svolgere un comportamento sociale di un certo tipo, cioè bisogna essere buoni, bisogna fare opere buone e così via. Lo yoga non si occupa di questo, è una scienza, quindi lo yoga ci dice durante l'azione, in questo caso l'azione yoga, che può essere hatha yoga, karma yoga, jnana yoga, qualunque tipo di yoga, nel momento in cui si svolge questo rituale, perché per me lo yoga è un rituale, no? Quando si svolge questo rituale noi dobbiamo lavorare anche su un orientamento del proprio pensiero, perché il pensiero può essere un pensiero positivo e un pensiero negativo. Il pensiero positivo è un pensiero che libera, il pensiero negativo è un pensiero che condiziona. Un pensiero che libera è un pensiero che non ha conseguenze ulteriori. Un pensiero che condiziona produce conseguenze, e la prima conseguenza è un altro pensiero. Per esempio, vi faccio un esempio. Se io mentre faccio un'azione, come quella che vi ho fatto vedere prima, sollevare il braccio, flettere il busto, eccetera, io porto con me dentro, nella relazione con me stesso, un sentimento amorevole. Questo sentimento amorevole mi consente di avere un altro tipo di relazione con il mio corpo. Mentre se, per esempio, immagino che il mio corpo sia un animale che io devo domare, automaticamente il rapporto del mio corpo è un rapporto di io superiore, io ho una superiorità, la mia mente ha una superiorità sul corpo e lo devo piegare alla mia volontà. Nello yoga in realtà c'è un lavoro di concomitanza di intenti, nel senso che io lavoro, uso il corpo, ma nello stesso tempo ascolto ciò che il mio corpo mi esprime attraverso le informazioni che mi vengono dai sensi. E allora c'è una comprensione, questo è un rapporto amorevole.